Ecco, le politiche europeiste di Macron hanno generato in Francia i gilet gialli. Questo movimento, secondo lei, Zanni, si trasformerà in una proposta politica o rimarrà un movimento di protesta partitico? Ed è destinato a estendersi ad altri paesi anche, secondo lei? Non so quale possa essere l'evoluzione di questo movimento, che non vedo abbia eguali nel resto d'Europa, neanche col Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle nacque sulla spinta di un personaggio famoso, qui invece siamo a proprio un movimento impersonale, cioè non ci sono leader se non quei 4-5 personaggi identificati come i capi, ma è gente comune ed è un movimento che sembra arrivare dal basso. Vediamo, io vedo difficilissima una loro partecipazione alle elezioni europee come formazione politica, perché manca organizzazione. So che ci sono state polemiche su chi sia effettivamente il leader e quindi insomma la vedo complicata. Può darsi che lo facciano. Non so quanto possa essere replicabile negli altri paesi europei, sia perché magari come in Italia quello spazio politico è stato occupato da altre formazioni, proprio perché abbiamo visto dei moti di protesta simili nelle settimane passate, che però non hanno ricevuto il supporto che abbiamo visto in Francia. Quindi qui va anche a toccare un po' la sensibilità delle varie popolazioni, ovviamente i francesi, no, che vengono da una tradizione quasi, da una tradizione rivoluzionaria, evidentemente sono più propensi anche ad avere maggiore partecipazione in moti di protesta. Su Macron non dobbiamo dire niente di nuovo, io lo dissi il giorno dopo la sua elezione, quando venne presentato, no, come il nuovo re d'Europa, come quello che avrebbe dovuto risolvere i problemi dell'Unione Europea. Io dissi che questo politico mi ricordava molto il suo predecessore Hollande, nel 2011 accolto come il nuovo uomo della sinistra europeista, insomma, che poteva salvare la Francia e l'Europa, e sei mesi dopo scaricato, ricordo, con un titolo sull'Economist che chiedeva se non fosse proprio la Francia il problema al centro dell'Europa. La stessa cosa è accaduta con Macron, che si definisce europeista a Bruxelles, ma poi attua politiche quasi sovraniste, no? Ricordiamo la faccenda Fincantieri STX o altre posizioni, ad esempio sulla gestione dei confini e le questioni migratorie del suo governo, ecco, che hanno poco o niente di europeista. Quindi l'europeismo, anche per chi dovrebbe essere il contraltare dei sovranisti, rimane un contenitore vuoto, proprio perché è una cosa che non esiste, no? Quindi prendiamo coscienza, e anche Macron lo dovrà fare, delle differenze tra i paesi europei e lavoriamo su queste, cioè nel capire cosa effettivamente può essere in maniera positiva la cooperazione europea. Evidentemente non quello che è accaduto in tutti questi anni, soprattutto durante la crisi a Bruxelles. Macron, a mio avviso, sarà il grande sconfitto di queste elezioni europee, perché anche in tema di alleanze al Parlamento europeo è partito con un grande progetto di unire i pro-europeisti contro Salvini e oggi si riduce forse a inserire il suo movimento nell'alveo dell'ALDE, che è un gruppo già esistente dei liberali pro-europeisti al Parlamento europeo. Quindi anche qui abbiamo visto un downgrading del progetto politico di Macron, che si è sciolto come neve al sole. Ecco, sarà probabilmente il grande sconfitto, come diceva Zanni. Commento, Giancarlo? Beh, che la Francia fosse il paese nel quale poteva scoppiare una cosa tipo appunto quello che è accaduto con i gilet gialli era abbastanza prevedibile. Cioè la Francia per 20 anni non solo non ha fatto austerità, ma ha sempre sforato i parametri. È chiaro che appena arrivava qualcuno che metteva in Francia quelle politiche che noi purtroppo invece abbiamo dovuto subire per decenni, è chiaro che i francesi si sono ribellati. La conseguenza, anche perché i francesi storicamente le rivoluzioni le fanno veramente.
Parlano, magari, sì. Parlano magari non tantissimo, ma passano subito ai fatti, direi, no? Questo lo dice la storia, non lo dico io.